In questa registrazione vedremo come Leonardo, attraverso un rebus, abbia messo nel testo delle misure dell'uomo vitruviano i suoi dati personali, datando in questo modo il disegno. Questo sistema millenario è conosciuto dai massimi studiosi di Leonardo che quotidianamente ne fanno uso e dai vertici dei ministeri della cultura internazionali. Nell'era cristiana, la regola del gioco contempla di legare tutte le informazioni all'età di Cristo morto a 33 anni. Il disegno illustra le proporzioni del corpo umano in forma geometrica ed è accompagnato nella parte superiore e inferiore da due testi esplicativi ispirati ad un passo di Vitruvio. Nella parte superiore del foglio Leonardo scrive: Vitruvio, architetto, mette nella sua opera d'architettura quelle misure dell'uomo che sono dalla natura distribuite in questo modo e adesso io vi darò dei numeri e li metterò in una sequenza. Quattro diti fa un palmo, quattro palmi fa un pie, sei palmi fa un cubito, quattro cubiti fa un omo, quattro cubiti fa un passo, 24 palmi fa un omo. E queste misure sono nei suoi edifici. Il totale di questi 12 numeri è 52. Nella frase successiva dice: se tu apri tanto le gambe che tu cali da capo un quattordicesimo di tua altezza, quindi devo prendere il numero 14, sappi che il centro dell'estremità delle aperte membra sia l'ombelico. Vediamo come funziona il gioco. Per gli studiosi il disegno è dell'anno 1490. Ora devo trovare l'età di Leonardo e di Cristo in quell'anno. Leonardo è nato nell'anno 1452, metto 52. Quando Leonardo ha 38 anni, 52 più 38, 90, il numero 90 è rappresentativo dell'anno 1490 e ho il numero 33. Adesso devo trovare i numeri per avere l'anno, per conoscere l'anno, devo trovare i numeri 38 e 33, l'età di Leonardo e di Cristo. Dovrò adesso mettere in ordine logico questi 12 numeri che sono rappresentativi dell'anno di nascita di Leonardo, 52. E l'ordine è: i primi due sono composti da due volte il numero 1, poi quattro volte il numero 4, quattro volte il numero 1, 6 e 24. Adesso l'anno di nascita di Leonardo, 52, meno un quattordicesimo di tua altezza, 52 meno 14, 38, ho l'età di Leonardo, e meno due numeri, il 4 e l'1, ottengo il numero 33. Vediamo ancora la correttezza della distribuzione dei numeri. 4 sta nel 14 tre volte, 1 sta nel 33 tre volte. I numeri 52, 38, 90, 33 si devono trovare nella misura ufficiale del disegno, che è di 345 x 246 mm, nei numeri di inventario e nelle date, giorno, mese ed anno, sia di apertura sia di chiusura di tutte le mostre che trattano il disegno uomo vitruviano.